Premessa, tutto quello che state per sentire è una mia opinione personale. Non vi voglio vendere nulla, non vi voglio convincere di nulla. Credo però che qualsiasi cosa possiate sentire su questo argomento da qui ai prossimi mesi debba comunque essere sempre e soltanto opinione personale di chi ve la dice, perché non ce l'abbiamo il senno di poi, cioè nessuno può sapere come sarebbe andata se oggi, febbraio 2019, Anthony Davis fosse stato un Laker. Non lo sapremo mai quello che sarebbe successo. Di conseguenza, tutto quello che viene detto dovrebbe essere sempre ricondotto a parere personale di chi lo esprime. Detto questo, possiamo cominciare. Ora, quello che è successo lo sapete, ve lo riassumo estremamente in due parole. Fine di gennaio 2019, Anthony Davis, a.k.a. Monociglio, chiede ai Pelicans, la propria squadra, di essere ceduto. Il mondo immediatamente fa l'associazione Anthony Davis-Los Angeles Lakers. Questo perché i Lakers, da sempre, da quando è arrivato LeBron, cercano un secondo All-Star da affiancargli. E poi perché i Lakers sono Los Angeles, che da che la Lega è Lega, sono il posto preferito o uno dei posti preferiti di tutti i giocatori della NBA. Passano le ore, passano i giorni, Magic Johnson fa la prima offerta che nel giro di pochi minuti diventa pubblica, poi la rilancia ancora, si arriva all'offerta definitiva che praticamente si può riassumere con tutta la squadra tranne LeBron per Anthony Davis. I Pelicans non accettano o addirittura, sembrerebbe secondo qualcuno, non rispondono neanche a questa ultima offerta. Arriva la deadline, il tutto si chiude con un nulla di fatto. Tra parentesi, nel frattempo i Pelicans si sono messi anche a trollare i Lakers sul proprio account di Twitter. Cosa ci resta di tutta questa vicenda? Secondo me ci restano tante cose da analizzare su due aspetti differenti. Un primo aspetto più meramente tecnico e un secondo aspetto più psicologico. Sapete già quale dei due mi interessa, mi affascina di più, per cui cominciamo dall'altro, quello tecnico. Sto per dire una cosa molto forte, quindi mettetevi comodi, fatemela dire, ma soprattutto fatemela argomentare e giustificare per bene. Secondo me, dal punto di vista tecnico, non cambia praticamente niente. Uno dice, ma sei scemo? Avere o non avere Anthony Davis, che è uno dei migliori giocatori della Lega, uno dei migliori lunghi della Lega, come può non cambiare niente? Con calma, ci arriviamo passo passo. Cominciamo a allargare un pochino i margini di manovra per quanto riguarda questa riflessione. Ragioniamo per assurdo. Oggi i Lakers hanno LeBron James, Anthony Davis e nessun altro, ma non nessun altro All-Star, proprio nessun altro, perché praticamente non c'era più neanche il minimo di tesserati, si direbbe dalle nostre parti, per poter fare una squadra. Poi qualche giocatore l'avrebbero ripescato da altre leghe, altri piccole trade, insomma la squadra l'avrebbero fatta, ma di fatto sarebbe stato LeBron, Monociglio e nessuno. Questa squadra così fatta probabilmente sarebbe andata ai playoff. Ma che possibilità avrebbe avuto in questo momento contro gli Houston Rockets, i Golden State Warriors o anche altre squadre importanti della Western Conference? Non parlo di su base di singola partita, ma su una serie al meglio delle sette. Secondo me nessuna possibilità. Fatto sta che questa squadra così creata non avrebbe vinto molto probabilmente l'anello quest'anno, e quindi tutto sarebbe stato rimandato al mercato estivo, la grande, bella classe di free agent che ci saranno, e quindi prima di vedere il progetto Lakers definitivo avremmo dovuto aspettare la fine dell'estate. Viceversa,
Ora è rimasto LeBron, sono rimasti i giovani. Questa squadra così creata non sappiamo neanche se riuscirà a fare i playoff. Io credo di sì alla fine, però comunque sia, a prescindere dal fatto che li faccia o non li faccia, non è una squadra che ora, quest'anno così creata, può ambire all'anello, perché in una serie al meglio delle sette contro i soliti Houston Rockets, Golden State Warriors o altri che volete voi, secondo me non ce la può fare. Di conseguenza bisogna aspettare l'estate, la grande e bella classe di free agent che ci saranno, e soltanto alla fine dell'estate avremo quello che sarà poi il progetto Lakers definitivo per puntare all'anello. Cosa cambia tra questi due scenari alla fine dell'estate? Praticamente nulla. Quello che cambia però è il secondo aspetto da indagare, l'aspetto psicologico, e quindi cose che cambiano ce ne sono tante. Perché? Numero 1. Tutti quei giovani che negli ultimi mesi sono stati incensati dalla dirigenza Lakers, che diceva Lonzo Ball ha la visione di gioco di Jason Kidd, Brandon Ingram è il nuovo Kevin Durant, ora sanno che invece quella stessa dirigenza li avrebbe ceduti quasi tutti o tutti per Anthony Davis, quindi 4 o 5 di loro per Anthony Davis. Significa che per quella stessa dirigenza i Lonzo Ball, i Brandon Ingram e chi per loro valgono un quarto, un quinto di Anthony Davis, un braccio, una gamba, un pezzetto di collo. Non è facile per loro continuare a avere lo stesso tipo di approccio, di attaccamento alla maglia. Poi d'accordo che sono professionisti, io sono d'accordo con Magic che dice sono professionisti, continueranno a giocare dando il massimo perché vengono pagati per fare quello, la NBA è questa. Sono d'accordo, ma interiormente, inconsciamente, qualche cosa si deve essere rotto per forza all'interno di questo legame Lakers singolo giocatore. Secondo aspetto importante, sempre dell'ambito psicologico. Questi stessi giocatori ora sanno che oggi ci sono, domani potrebbero essere a giocare da tutt'altra parte. Invece, fino ad ora, se li conosco un minimo, i Lonzo Ball, i Brandon Ingram e chi per loro, sicuramente pensavano, ognuno di loro pensava, ok, altri giovani li cederanno, arriveranno degli All-Star, ma io sono il giovane buono, io sicuramente rimarrò e farò parte di questo gruppo e crescerò e diventerò il terzo, quarto All-Star e arriveremo all'anello. Lo pensava Lonzo di se stesso, lo pensava Ingram di se stesso, lo pensavano tutti gli altri di loro stessi. E invece ora questi pensieri che sicuramente avevano si scontrano contro l'evidenza della dura realtà dei fatti, ossia che i Lakers, se necessario, sono disposti a privarsi anche di tutti loro. Terzo punto dell'aspetto psicologico, che secondo me poi alla fine è il più importante di tutta questa vicenda, riguarda i Lakers in termini proprio di organizzazione. Vediamola come la possiamo vedere, ma rimane il fatto che da tutta questa vicenda esce un solo sconfitto importante, e lo sconfitto sono i Lakers, perché sono stati loro a puntare, sono stati loro a rilanciare, sono stati loro a rilanciare ancora, sono stati loro a beccarsi il no e a essere pure trollati su Twitter. È una perdita in termini di credibilità molto importante, molto grave, tra virgolette, per una delle franchigie che da sempre è la più vincente, una delle più vincenti, la superpotenza, una delle superpotenze della Lega. E questo potrebbe addirittura avere anche dei risvolti nel rapporto con lo stesso LeBron. Io non credo che LeBron ora abbia meno fiducia rispetto a prima nella dirigenza Lakers, però sicuramente qualche domanda se la potrebbe cominciare a porre. Poi il grosso della questione viene fuori d'estate, perché lo scenario apocalittico sarebbe che neanche d'estate i Lakers riuscissero a prendere il secondo, il terzo All-Star, e a quel punto, alla fine dell'estate, lo stesso LeBron potrebbe dire ma solo qui
solo prima era meglio se rimanevo a Cleveland, dove ero a casa mia, non avevo questo confronto continuo con i grandi dei Lakers, Kobe, Shaq, Kareem, Magic e tutti gli altri, e soprattutto giocavo nella Eastern Conference. Ma questo è uno scenario post-atomico, cioè è uno scenario apocalittico incredibile che secondo me non ha la minima possibilità di avverarsi, perché parliamo dei Los Angeles Lakers, cioè questi hanno Los Angeles, hanno Hollywood, hanno i Lakers, tutta quella roba attaccata al soffitto dello Staples, hanno LeBron James che è uno dei migliori giocatori del mondo, hanno le Laker Girl, che non c'entrano nulla, però buttale via, non è possibile immaginarsi che nessun altro star raggiunga i Lakers nell'estate. Anzi, butto là una ulteriore provocazione per chiudere il video di oggi. Potrebbe anche darsi che paradossalmente tutta questa vicenda della mancata trade possa rivelarsi anche un qualche cosa di positivo. Pensiamo per assurdo, un'altra volta, LeBron James, Anthony Davis, nessuno contro Houston Rockets, Golden State Warriors o chi per loro, magari beccano una sonora sconfitta e magari il terzo All-Star durante l'estate potrebbe dire: ma dato il gap che ho visto tra questi Lakers e le superpotenze, forse non mi conviene andare ai Lakers perché neanche io posso riuscire da solo a colmare quel gap, e magari si tirava indietro. Invece ora, che sicuramente il progetto vero e proprio dei Lakers, sia che facciano i playoff, sia che non li facciano, non è venuto fuori, questo rischio non c'è. E magari sulla scia dell'entusiasmo della firma del primo All-Star durante l'estate potrà arrivare anche quella del secondo, e chi lo sa, magari anche di un terzo. Ormai ai giorni nostri nella Lega c'è da aspettarsi di tutto. Chissà che magari, chiusa la porta di monociglio, non si stia per aprire un portone.